salve, anche in questa parte penso che non siate mai stati prima, era una di quelle utilizzate come vi dicevo in precedenza. Qui siamo nel camminamento che garantiva la possibilità alla guarnigione di girare tutto intorno al castello. In questa zona, che è databile intorno al 1400 dal punto di vista della fortificazione, avevano i loro alloggiamenti le guardie militari. Adesso stiamo per entrare, penso che possiate seguirmi, all'interno del nucleo più antico della costruzione per quanto riguarda l'architettura fortificata. Quindi nasce come fortezza di difesa. Nasce come fortezza di difesa. Questa è la zona del Palatium, che è la più antica, anche se poi è stata rimaneggiata nel corso del tempo, per quanto riguarda l'alloggiamento della guarnigione. Quella decorazione che si vede sotto quella riproduzione del castello è databile al 1400. Stiamo per entrare all'interno del mastio, è la testimonianza principale che manifesta il valore di difesa e di presidio del territorio che il castello di Pagazzano ha avuto. Le notizie del castello si perdono nella notte dei tempi, dal VI-VII secolo d.C. ovviamente in poi. Le prime testimonianze effettive sono del 1100, la costruzione in cui stiamo per entrare è databile al 1300-1400. Arriveremo su una delle torrette di avvistamento passando attraverso una stupenda scala a chiocciola che vale la pena di notare come opera dei capomastri, e dall'alto vedremo un bel panorama della pianura bergamasca. Eccoci qui, benvenuti nella scala. Adesso stiamo per accedere al punto di visione più alto, esclusa la torretta del castello. Siamo sul torrione di avvistamento del castello, abbiamo uno splendido panorama di Bergamo alle mie spalle, si vede anche il resto del paese. Qui abbiamo uno degli esempi più interessanti di architettura fortificata, penso che lo possiate vedere. Nonostante la copertura del tetto, si è conservata ancora la merlatura e si sono conservate ancora le strutture. Dal castello, da questo punto, si riesce però a vedere sia l'intervento cinquecentesco della sistemazione del cortiletto che avete visto prima con il porticato, la trasformazione del 600 nella zona per la realizzazione degli appartamenti della servitù, e invece il mantenimento, diciamo, nello stato quasi originale di questa parte della costruzione che è databile intorno al 1400, che è l'architettura fortificata vera e propria che rende il castello di Pagazzano una delle testimonianze più interessanti. Siamo qui in alto e possiamo vedere il cortile. Il futuro di questo cortile, di questo palazzo? Il futuro è connesso alla risistemazione del complesso urbanistico intorno anche al castello. Noi pensiamo di realizzare il primo lotto di interventi a partire da quest'anno, con la bonifica del fossato, la sistemazione dei tetti e la messa in sicurezza delle parti ancora da sistemare. Stiamo cercando di sottoscrivere meglio un accordo di programma con Regione Lombardia, Provincia di Bergamo ed altri comuni per la realizzazione poi all'interno di questo immobile di un servizio, di un centro di servizi mediatecario e anche di altre istituzioni di tipo culturale che consentano al castello di avere uno spazio, diciamo, di fruibilità non soltanto per la cittadinanza di Pagazzano ma per l'intero contesto lombardo.